Una delle cose che potete fare stasera è andare a vedere uno spettacolo che è in scena come quello degli amici Pirini e Leonardi, che si chiama Shakespeare, I Suppose, mescolando, diciamo, citazioni differenti evidentemente. Al centro di questo spettacolo c'è Marta Marangoni, spesso nostra ospite, lo sapete, insomma, Shigera, teatro della cooperativa, ha recuperato anche un'idea di teatro, musica e canzone legata al cabaret dei tempi più antichi. È stata protagonista, coprotagonista di Nome di Battaglia Lia, lo spettacolo che insomma abbiamo avuto ospite tante volte, di cui abbiamo parlato tante volte, certo. Dedicato alla Resistenza, e è collegata con noi. Ciao Marta! Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo qua in diretta, fatevi sentire a Torandi Urbani! Dovete sapere che qua, guarda, si è disperso Amleto e noi con il pubblico andremo in un itinerario a caccia proprio dello spirito di Amleto, vedremo chi lo ritroverà e se lo ritroveremo. Dunque, allora, alla ricerca di Amleto nella corte che praticamente è attigua, vicina al teatro della cooperativa, giusto perché gli ascoltatori capiscano bene, è una possibilità ovviamente di fare qualche cosa insieme agli artisti che il quartiere tra l'altro lo conoscono bene e che sicuramente accoglieranno anche molti spettatori dal quartiere. Sì, assolutamente, qui ci seguono già dalle finestre, siamo durante la prova generale e gli abitanti di tutti i cortili non solo ci seguono ma hanno anche contribuito alla festa, c'è da mangiare, ci sono dei banchetti meravigliosi, tutti i commercianti della zona che ci hanno offerto dei premi, il pubblico quando entra riceverà un talloncino e gli verrà donato un premio che potrà ritirare in un negozio di Niguarda, per cui sarà incentivato a ritornare nella nostra bella Niguarda. È stato lui. Sì, è stato lui, l'ho visto. Sì, visto anche io, è stato lui. È stato lui, avete visto? Signore, avete visto, è stato lui, È venuto il CTO del San Paolo, l'ha ciapato. E so, 2 mesi al CTO, con psicofarmaco, madre di Dio, santo Dio. Si aprirà alla fine dello spettacolo il grande Luna Park shakespeariano. Sì, no, poi sappiamo che c'è musica, insomma, perché essendoci Maestro Wolf e tutto il resto sappiamo che sicuramente... Eccolo lì. Cioè porta a porta vuol dire veramente andare a bussare alle porte degli abitanti rischiando anche qualche maledizione da parte degli abitanti, ma che devo dire sono stati pochi. Quelli che c'erano sono stati molto disponibili e si sono fatti piacevolmente sorprendere dal nostro arrivo. Abbiamo recitato dei pezzi di Romeo e Giulietta, abbiamo chiesto ma secondo voi chi è questo? È Romeo? È Giulietta? Ah che bello! Ah Giulietta l'ho vista all'opera tanti anni fa! Oppure chi sapeva addirittura dei brani a memoria. Qualcuno in casa sua ha scovato degli oggetti che richiamavano Shakespeare, chi il busto in miniatura di Shakespeare, chi un libro di Shakespeare, e sicuramente questo ha aiutato tantissimo perché il progetto potesse nutrirsi anche dei contributi di queste persone. L'espediente di bussare la porta ha fatto sì che queste persone poi ci raccontassero anche, cioè, i grandi temi di Shakespeare, l'amore, la morte, la gelosia, passano attraverso anche le storie di queste persone e c'è tutto un magma di storie di queste persone vere che poi ci hanno donato il loro volto e la loro voce che sono andati all'interno dello spettacolo, che ci hanno nutrito e emozionato tantissimo. Andiamo via di qui, a
ragionare ancora di questi dolorosi avvenimenti. Del maestro, come si chiama? Shakespeare, padre, ve lo dico tutte le volte. Shakespeare. L'amore è come un lampo appena di 50. Il progetto si occupa anche di teatro di comunità. Per interpellare la comunità, che cosa abbiamo fatto? Nei cortili di Niguarda siamo andati proprio door to door, porta a porta, di casa in casa, e abbiamo chiesto un oggetto. Questo oggetto che ci siamo inventati è la cerniera. Siamo partiti dalla finestra di Romeo e Giulietta. La finestra di Romeo e Giulietta si apre come una cerniera. Allora abbiamo iniziato a raccogliere cerniere. Signora, una cerniera, ma che cosa ne farete? Non ve lo diciamo. Ve lo diremo solo qua. Quando lo spettacolo sarà finito. Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile sopportare le percosse e le ingiurie. Voi la diceste, oh mio signore. Con le cerniere abbiamo fatto tantissimi oggetti, ma cosa abbiamo fatto? Soprattutto i costumi e le scenografie dello spettacolo. Cioè, una cosa piccolissima, che da sola non vale nulla, tutte insieme fanno una cosa grande che ha aiutato noi a costruire esteticamente lo spettacolo, per cui ci sono dei grandissimi teli con queste cerniere giganti che si aprono, ci sono dei teli con le cerniere piccoline dove si può guardare dentro, sono stati usati come ornamenti, diciamo, per quasi tutti i costumi. C'è chi ha fatto quadri, chi ha fatto spillette, orecchini, fermacapelli, vestiti, borsette fatte di cerniere, insomma di tutto di più, hanno veramente dato briglia libera alla loro creatività, e anche di questo si è nutrito il progetto Shakespeare, I suppose. Ci vendicheremo, venia uns beleidigt, werden wir uns nicht rächen? Ma lo faccia fare a me, Shylock? Lo faccia fare a me, che come mastico il tedesco io non lo mastico a nessuno. No! Vieni qua, brutto avvocato! Vieni qua, passi centro, brutto, vieni qua! Il valore di questo progetto è il fatto di stare insieme e accettarsi l'un l'altro così come si è.
ci sono delle persone dai 25 ai 70 anni, italiani e stranieri, che si ritrovano e della loro diversità fanno un valore. Sono tutte persone diverse che sono riuscite a convivere, a lavorare insieme e a creare qualcosa insieme. Quindi nella pratica del fare hanno trovato una fetta anche importante della loro vita, e nello stare sul palcoscenico soprattutto gli attori, gli attorandi hanno rivissuto le loro passioni più folli. Quindi vedrete un grande caravanserraglio di cerniere che si aprono, personaggi che arrivano, canzoni, perché un aspetto meraviglioso di questo spettacolo è anche la musica. Le musiche sono originali, sono state scritte da Fabio Wolf, e tutto l'aspetto invece della comicità sorprendente, del teatro di strada e della clowneria è stato curato dal grandissimo maestro Piero Lenardon. E la luce della mattina si va alzando. Ya te andré, mezza fiamma. E ho fumo del sole. اتمنى ان اكون جوانتي على هذا اليد والمس هذا الخد. جولييتا جولييتا الحب يا حبيبتي قصيدة نميرة مرسومة على القمر. الحب مرسوم على ريش العصافير وحبات المطر. جولييتا جولييتا Regalami un amore che non finisca mai. Ma poi, cosa vuol dire Montechi? Non è una mano, un piede, un braccio, un viso. Chi l'ha? No, prima tu. No, tu. No, dillo prima tu. No, tu. Allora, parola d'ordine. Vive il re. Ogni se è piuttosto la causa dei suoi difetti, perché i suoi effetti cattivi la menzionano a una causa, da un motivo. In sci, quel che resta, l'è restante. E dunque, se mi illuminate... Mi vanto di essere l'unica trentenne a Milano che parla correntemente il dialetto milanese, spero che non sia così, perché a riguardami vu dal funde che vu dal cervelè e parli milanese. E comunque le persone che vengono a vedere lo spettacolo spero che siano proprio content. Pes. 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 Se sia più nobile sopportare ingiurie e falsità, o più auspicabile rifuggire via dalla realtà, morire, dormire, finire niente più, scordarsi e fare del sonno. Sognare le mostruosità. Allora è meglio rifuggir nel solito tran tran. Ves, tuvi, ves, tuvi, ves, uminga, ves. Tuvi, ves, tuvi, ves, tuvi, or not tuvi. È la paura che ci assalti mor dell'aldilà. Faccia!
prima ancor che tutto taccia. Quale faccia? La vostra!